ai flussi tridimensionali e si entra in un mondo molto diverso. Allora, io cercherò di dirvi cose che vi richiamano quello che abbiamo imparato a fare in due dimensioni e lo farò discutendo un modello che è diventato famoso, il modello di Lorentz. Ma prima lo scrivo, poi commento, va bene? Qui rubo il lavoro al mio amico Angelo Vulpiani. Da Edward Lorentz come modello della convenzione atmosferica. Cioè, allora, il modello descrive quindi un'atmosfera nella quale è presente una sola direzione verticale, cioè come se fosse una sorta di colonna lungo la verticale. E c'è una differenza di temperatura agli estremi della colonna, e a un certo punto, facendo variare la differenza di temperatura, si innesca la convezione. La convezione prevede che ci sia del fluido che si muove, se ad esempio scaldate dal basso, il fluido si muove verso l'alto, poi si raffredda e c'è una colonna d'aria fredda che va verso il basso. E questo è il fenomeno convettivo, va bene? Il fenomeno convettivo è descritto nel modello da una biforcazione, cioè l'innesco della convezione è descritto da una biforcazione pitchfork subcritica. Come si fa allora a vedere questa cosa qui? È abbastanza semplice questa prima parte, non è così complicata. Allora, cosa sono innanzitutto le quantità che sono qui? Allora, Y è, ve le dico, se no se le scrivo mi ci vuole troppo tempo. Y è l'intensità della convezione. La variabile Y è l'intensità della convezione. Scusate, la variabile X è l'intensità della convezione. La variabile Y è la differenza di temperatura. Ai lati di questa colonna, la differenza di temperatura e la variabile z è la deviazione dal profilo lineare di temperatura. Cioè, se c'è solamente conduzione, c'è un profilo lineare di temperatura. Quando si innesca la convezione, la variabile z diventa diversa da zero perché non c'è il fenomeno convettivo a un profilo di temperatura che non è lineare. Il numero sigma è il numero di Prandtl, che è il rapporto fra la viscosità del fluido e la diffusività termica, mentre il numero R è un numero di Rayleigh riscalato rispetto al rapporto fra il numero di Rayleigh del fluido e il numero di Rayleigh critico per la convezione. Ed è ovviamente proporzionale al crescere della temperatura, della differenza di temperatura fra sopra e sotto. Insomma, stiamo scaldando l'acqua, va bene? Oppure l'atmosfera, il che è peggio per noi, rispetto a scaldare l'acqua. Almeno scaldare l'acqua si può fare in cose poi utili. Allora, gli unici termini non lineari di questo modello sono questo, xy e xz. Queste sono le due. E l'altra cosa che potete notare è che se voi fate cambiare di segno sia a x che a y, allora, vedete, cambio di segno sia x che a y, qui mi cambia di segno, però cambio di segno anche a x di qua, quindi cambio di segno a x, a y, a x, cambio di segno a y, quindi va bene. Cambio di segno a x e a y, questo rimane uguale, va bene? Quindi vuol dire che le orbite
o hanno la simmetria x in meno x, y in meno y, oppure ci sono due orbite, una dalla parte degli x, y positivi e l'altra dalla parte degli x, y negativi. Lo vedremo a livello appunto di innesco della convenzione, questa proprietà compare di già. Allora, una proprietà importante del modello di Lorentz è il fatto che è un modello contraente. Cosa vuol dire un modello contraente? Vuol dire che se io prendo un volume in x, y, z, il volume contrae, cioè il volume è uguale al volume iniziale per e alla meno, qui ho fatto il conto, sigma più 1 più b. Sigma, no, c'è un segno che dovrebbe esserci. No, sigma più 1 più b. Vabbè. Come si fa a vedere che il volume contrae? Allora, lo rivedremo più avanti quando magari commento gli esponenti di Lyapunov in un'altra maniera, ma il modo di farlo è di usare il teorema della divergenza. Cioè, questo magari vi ricordo questa cosa qua, semplice. Allora, come si fa a... com'è che varia il volume? Allora, se io ho un volume intendo... non è che contrae gli assi, cioè immagino avere un insieme di orbite contenute dentro questo volume e mi chiedo nel corso del tempo cosa fanno questi dati iniziali. Questo mi sto chiedendo. La contrazione del volume vuol dire che i dati iniziali vanno verso l'interno, va bene? Contraggono. Il volume che contiene i dati iniziali contrae. Allora, la variazione del volume, se voi avete un elemento di superficie di area di A normale n, voi avete un volume creato dal flusso, il flusso F, che è uguale a F scalare la normale nell'intervallo di tempo delta t di t per dA. Questo è il dV. Va bene? Se voi integrate sull'area avete l'integrale su tutta la superficie S di questo volume di F scalare n in dA. E questo per il teorema della divergenza è l'integrale nel volume del gradiente di F. Va bene? Quindi quello dovete fare il gradiente di F. Quindi dovete fare la derivata di x punto rispetto a x, che è meno sigma, la derivata di y punto, rispetto a y, che è meno 1, e la derivata di z punto rispetto a z, che è meno 1. Va bene? E quindi trovate, questo è il gradiente, è costante, va bene? Quindi il volume delle condizioni, se voi a questo punto integrate, questo è V punto. Che il costante è negativo. Il costante è negativo, infatti contrae. Che è una, se non fosse venuto costante sarebbe stato un problema, perché bisognava... però siccome viene costante, questo è V punto e quindi il volume contrae. Ok. Sì, comunque F è vettore sia prima che dopo, giusto? Quindi quella è una divergenza. Se non è la divergenza, sarebbe spuntata la divergenza, non è il gradiente. Giusto?
Sì, questa è la divergenza. A un certo punto si è detto gradiente. Ho detto gradiente? Sì, sì, wow. Infatti sì. Sistema della divergenza, facciamo il gradiente. Ah no, perché ho pensato a Nabla. Esatto. Ok. Ho pensato a Nabla che è il gradiente, però non è il gradiente del campo scalare, è la divergenza del campo vettoriale. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente in questo modello possiamo escludere che ci siano delle soluzioni che mantengono il volume. Ad esempio, cosa può succedere? Non l'abbiamo, è appunto uno degli argomenti che non abbiamo citato. Può succedere che c'è quasi periodicità. Se c'è quasi periodicità, dovete immaginare che in tre dimensioni voi avete una struttura toroidale e l'orbita si intreccia sulla struttura toroidale. Allora, se ci fosse un'orbita fatta così, non può contrarsi il volume, perché l'orbita toroidale ha una sua rigidità, non ci può essere contrazione. Con ragionamenti di questo genere uno arriva alla conclusione che, ad esempio, non ci può essere nemmeno punti fissi instabili, perché la regione intorno al punto fisso instabile crescerebbe con il volume, perché il campo vettoriale va verso l'esterno intorno al punto fisso instabile, questa volta ci sono tre direzioni e quindi l'area, il volume crescerebbe. Anche non ci potrebbe essere, ad esempio, qui lo Stoccard fa un piccolo errore, ve lo segnalo, vabbè. Il libro è stato sperimentato n volte, parla di non è possibile avere cicli instabili. In realtà si possono avere cicli instabili, basta che l'instabilità non abbia esponente di Lyapunov o, se volete, di Floquet. Un ciclo ha un esponente di Lyapunov 0. Ah, non ho ancora parlato. Allora, cosa vuol dire? Cosa voglio dire? Voglio dire che se io mi muovo su un ciclo, se ho due orbite che stanno sul ciclo, né si avvicinano né si allontanano, no? Cioè, se io ho un mio amico che vive un secondo prima di me, non lo incontro mai. Certo. Nel tempo, no? Certo. E né mi avvicino né mi allontano da questo mio amico, perché rimane questa. Questo è l'esponente di Lyapunov, cioè mi dice che è zero. Lungo l'orbita c'è un esponente di Lyapunov nullo. Gli altri due esponenti di Lyapunov, cioè che mi dicono la divergenza trasversalmente all'orbita, non possono essere entrambi negativi, perché se fossero entrambi negativi voi avreste un tubo intorno a quest'orbita repulsiva che cresce nel tempo, no? Perché il campo vettoriale intorno a quest'orbita completamente instabile, cioè con un esponente di Lyapunov 0 e due esponenti di Lyapunov positivi, crescerebbe. Nemmeno questo può succedere. Poi cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che, ad esempio, l'orbita se ne va. Anche questo non può succedere. La prova richiede un po' più di sforzo, l'ho fatta stamattina. Dovete dimostrare che c'è una qualche funzione d'energia che decresce e quindi le orbite non possono scappare. Per nessun valore dei parametri nel modello di Lorentz le orbite possono scappare. Sono sempre bound, come se fossero delle particelle gravitazionali che stanno sempre legate fra di loro. Anche questo si può dimostrare. Questo modo di ragionare lo trovate... È legato alla contrazione, ma questo vale orbita per orbita. Cioè, ad esempio, il volume mi dice un insieme di misura positiva di dati iniziali. Invece questo mi dice che se io prendo singolarmente ciascun dato iniziale, tutte le orbite descritte da tutti i dati iniziali sono limitate in una regione del
che può essere anche molto grande questa regione, ma non scappano all'infinito. Questo si può dimostrare, ma diciamo non mi sembra che lo Strogatz lo metta questa proprietà, infatti per questo me la sono andata a riguardare di nuovo, mi ricordavo che c'era e sono andata a guardarla di nuovo. E allora, il punto fisso, allora vi faccio un po' il diagramma di gruppo, dopo si possono dimostrare N di questo, ci sono libri sul modello di Lorentz, va bene? Però il lavoro del 63 ha questo spirito qua, questo che ora sto cercando di trasmettervi. Cioè lui cercava, Lorentz cercava cos'è che genericamente succede e poi arriva a un punto in cui non capisce più cosa sta succedendo e usa il computer, no? E quindi lì inizia la parte interessante, perché tutta la parte biforcazionale essenzialmente esisteva, come vi ho cercato di dirvi, no? Allora, qual è il diagramma di biforcazione? Fino alla convenzione si arriva, oltre alla convenzione no, oltre alla convenzione non si arriva. Allora, uno ha allora un punto fisso, diciamo che lo rappresento in x, va bene? Rappresento in x la cosa, in funzione di r, con sigma fissato e b fissato. Non vi ho detto cos'è b? B è l'aspect ratio della cella, cioè il rapporto fra i... è un parametro geometrico, il rapporto ad esempio tra i due lati della... di base della cella, ad esempio, questo è il parametro B, quindi è un parametro geometrico che viene fissato. A un certo punto invece mi sembra di capire che R fosse un parametro che dipende da Y, cioè si era parlato di un parametro che dipende dalla... Allora forse ho sentito proprio male. Ho sbagliato io, che è probabile. Cioè... No. Allora, R è il numero di Rayleigh. Dipende dal fatto, allora, è perché è riscalato rispetto al Rayleigh critico, quindi infatti la biforcazione mi succede R, considero solo i valori R maggiore di 0, che vuol dire sto variando rispetto, infatti la biforcazione succede R uguale a 1, succede R uguale a 1, la biforcazione quella che dà la convenzione succede R uguale a 1, va bene? Prima della biforcazione, cioè il flusso laminare è x uguale a 0. Cioè la rappresentazione è questa, nel piano, nello spazio x, il punto fisso in x uguale a 0 è in x uguale a y uguale a 0 è il moto laminare. Va bene? Poi cosa succede? Succede che c'è una biforcazione pitchfork, c'è una biforcazione pitchfork a r uguale a 1 e nascono due punti fissi alla pitchfork che sono due rami che partono da qui e sono due punti che si trovano, se questo è x, questo è y, si trovano sulla bisettrice del primo quadrante, perché devono essere simmetrici in xy che va in meno x meno y, però sollevati di un po' sull'asse, si trovano qui, nascono da 0 quando r uguale a 1 e poi si allontanano da 0 e a un certo punto si trovano qua, va bene? Questi due punti rappresentano le correnti ascendenti e discendenti che ruotano in un senso e quella che ruota nell'altro. Questa è l'interpretazione che ne dà Lorentz. Sono le correnti ascendenti, discendenti, con una rotazione oraria e con una rotazione antioraria. Che sono simmetriche. Sono tutte e due presenti, però. Sono tutte e due presenti anche nell'attrattore, poi. No? Non ti ricordi? Anche se sono un po' spostati rispetto... Allora, dopodiché, quello che succede che questi due punti fissi qua,
a un certo punto succedono altre cose. Adesso non vi... però una cosa importante succede, a un certo valore di R, a un certo valore di R, questo punto qua biforca con una pitchfork, biforca con una pitchfork subcritica, così. Tutti e due questi punti biforcano in una pitchfork subcritica e rimane un punto sella. Questa è una sella. Allora dovete immaginare, qui non siamo più in due dimensioni, quindi ad esempio tutti voi mi dovevate chiedere, ma questo è, cosa vuol dire stabile? Stabile da tutte le direzioni o una sella oppure no? Non vi saprei rispondere con esattezza su tutte queste cose qua. Comunque è chiaro che la pittura è una pittura tridimensionale. E questa è una biforcazione di off in 3D. Questa è una off subcritica in 3D. E ce n'è una uguale qua. Quindi rimane solo, dopo questa coppia di biforcazioni di off, rimane solo un punto, una sella instabile. E diciamo, il problema è cosa succede dopo questa sella instabile, e qui inizia una cosa divertente che, diciamo, non ha dato origine a una scoperta epocale, che è la scoperta degli attrattori strani. Cioè, l'orbita che tutti voi avete visto, immagino, le due ali della farfalla e così via, sono delle l'orbita per R maggiore di RH si stabilizza su un attrattore che ha un comportamento ciclico, cioè ruota per un po' qui, ruota per un po' qua, è prevalentemente bidimensionale, infatti questo attrattore ha una dimensione frattale di 2, qualcosa, adesso non mi ricordo, è un po' superiore a 2, sì, è piccola la deviazione, 2,09, sì, mi sembra di ricordare, per il valore scelto dei parametri, poi chiaramente la dimensione, questo è il valore che si trova nel lavoro, la dimensione frattale del lavoro di Lorenz non c'è, però diciamo a posteriori sappiamo. Quindi è un'orbita che riempie lo spazio, ma che ha misura in tre dimensioni, a misura nulla. Perché a misura nulla? Perché il volume contrae a zero. Quindi quest'orbita a misura nulla, nonostante abbia una dimensione frattale superiore a 2. Quindi è un po' più di una superficie in tre dimensioni. Allora, questo va bene, diciamo, l'avevo promesso, quindi l'ho fatto. Adesso vi racconto un po' il mio mestiere in questo campo, visto che c'è mezz'ora, e poi vi cerco di darvi anche un po' di motivazioni sul perché ho fatto questo corso a Trieste e me l'ha chiesto. Quello che si può fare per caratterizzare questa orbita, anzi è la caratterizzazione più importante del caos, è misurare gli esponenti di diagono. Allora, cosa sono gli esponenti di diagono? Allora, voi avete un flusso non lineare, il punto, il y punto e z punto, questo sarà una funzione di x, y, z, questa è una funzione g di x, y, z, e questa ad esempio è una funzione h di x, y, z. Va bene? Allora, quello che dovete fare, dovete scrivere lo jacobiano di questa, quindi lo jacobiano è df in dx, df in dy, df in dz, va bene?
e poi le altre due righe, no? Questo è lo Jacobiano. Lo Jacobiano definisce, scrivo di qua, definisce una dinamica che si chiama dinamica tangente, perché la dinamica, allora se io raggruppo tutte e tre le variabili x, y e z, le raggruppo in una variabile r, la dinamica tangente mi dice come varia r, come varia delta r, perché delta r cos'è? Delta r è delta r punto e lo jacobiano per delta r, no? Questa si chiama dinamica tangente. Cioè, associato al flusso non lineare in tre dimensioni, ho una dinamica lineare che è guidata dallo jacobiano. Lo jacobiano è diverso in ogni punto, perché lo jacobiano è una funzione di x, y e z. Va bene? Quindi se io voglio, ad esempio, delta r a un certo tempo t, devo sostituire l'orbita qui dentro, x, y, z diventano delle funzioni del tempo, quindi devo fare formalmente un'operazione facilissima da fare. L'esponenziale, qualcuno che ha fatto un po' di dei campi sa che anche una cosa che si chiama t ordinata, ma preferisco non entrarci. Questo oggetto qui si chiama anche l'operatore di monodromia. Si può integrare formalmente, no? Può integrare formalmente perché se io faccio la derivata rispetto al tempo di questa quantità qua, mi viene esattamente questa equazione. Ogni orbita avrà la sua evoluzione lineare. Ogni orbita avrà la sua evoluzione lineare. Allora, questa matrice qui la chiamo M e ci metto un T per ricordarmi che è integrata fino al tempo T. Va bene? Forse questo non lo trovate sui libri, perché è un modo formale, però efficace di spiegarvi in poco tempo cosa sono gli esponenti di A. Allora, questa matrice è una matrice, siccome c'è una matrice, l'esponenziale di una matrice è una matrice. Quindi questa matrice qui è una matrice 3x3. Va bene? Che è diversa in ogni punto. Iniziale, ogni punto iniziale, no? Perché integro su no, perché per scrivere questa matrice devo scegliere l'orbita, per scegliere l'orbita devo scegliere il punto iniziale, quindi ogni orbita ha la sua matrice, va bene? Ogni orbita, cioè ogni punto iniziale ha la sua matrice. Dopodiché faccio la croce di questa cosa qua, va bene? Questa è una matrice ermitiana, quindi ha coefficienti reali, autovalori reali, va bene, questa è una matrice ermitiana, quindi autovalori reali, un mezzo del logaritmo degli autovalori di M si chiamano gli esponenti di A. Allora, se almeno uno di questi esponenti si posso ordinare, siccome gli autovalori possono essere sia maggiori che minori di 1, quando l'autovalore è minore di 1 avrò una situazione contraente, quando l'autovalore è maggiore di 1 avrò una situazione espandente. La somma dei tre autovalori, lambda 1 più lambda 1 più lambda 2, è il coefficiente di contrazione del volume. Quindi complessivamente, se il volume deve contrarre, la somma dei tre esponenti di A non deve fare un numero negativo. Ma uno di questi esponenti fa 0. Perché? Perché è quello lungo l'orbita che vi ho appena detto. Non c'è contrazione e espansione lungo l'orbita. Quindi quello che va lungo l'orbita deve essere 0. Quindi ce ne sono uno positivo e uno negativo, nel caso caotico. Nel caso ordinato tutti e due sono 0, perché
scusate, tutte e due fanno un numero minore di zero perché il volume deve contrarre. Non occorre calcolarli tutti e tre gli esponenti di Hausdorff, basta calcolarne uno, perché uno fa zero e l'altro lo derivo dal coefficiente di contrazione del volume. Quindi se vi volete togliere lo sfizio, scrivete questa equazione qua, mettete i parametri, però diciamo vi dovrei scrivere, almeno fare un codice, non so, forse ti posso aiutare a fare un codice per fare questa cosa qua, che non è difficile da fare. E si calcola tipicamente per Lorentz il primo e poi il secondo deve essere un numero, deve essere negativo e il modulo maggiore del primo, no? Perché il volume è complessivamente contrario. E questa instabilità è un nuovo tipo di instabilità che non era nota, si chiama instabilità di Lyapunov o effetto farfalla, cioè vuol dire essenzialmente che mediamente, in media, due orbite si allontanano sempre. Però siccome ho un regime in cui ho anche contrazione, le orbite anche si ripiegano, quindi in media si allontanano a causa di questo meccanismo, però poi si contraggono perché ho un manifold stabile, questo attrattore ha due manifolds complicati, che sono intrecciati fra di loro, non sono così semplici da tracciare come quelli che abbiamo tracciato finora, sono intrecciati fra di loro, e questi manifold intrecciati danno questo mix di instabilità e di stabilità che permette ai tre esponenti di Lyapunov di averne almeno uno che è maggiore di zero. Se un esponente di Lyapunov è positivo, si dice che c'è caos deterministico. Se uno riesce a dimostrare che l'esponente di Lyapunov è positivo, si dice che c'è caos deterministico. Questa orbita non è un'orbita, non è un ciclo limite, non è un punto fisso, è un'orbita frattale, instabile, ed è, diciamo, la comparsa per la prima volta. Poi ci sono tantissimi altri attrattori, l'attrattore di Rossler, l'attrattore. Cioè, ci sono tantissimi modelli che poi sono stati studiati e allora sono caratterizzati ciascuno da diversi esponenti. Sì, e la cosa è che mi chiedevi sull'orbita, ad esempio c'è una dipendenza dall'orbita, ma se cominciano a comparire ragionamenti di tipo probabilista, cioè non aspetta abbastanza tempo, ogni punto dell'attrattore ha lo stesso esponente di Lyapunov, no? È l'attrattore che è caratterizzato da quell'esponente di Lyapunov, perché c'è una perdita di memoria nella fase iniziale del moto, e poi ogni orbita ha questa proprietà di avere questo coefficiente di espansione che è uguale per tutte le orbite, una volta che io sono sull'attrattore. Nel transiente no, ma una volta che sono sull'attrattore ogni orbita, e questa si chiama ergodicità per gli esponenti di Lyapunov, perché gli esponenti di Lyapunov non dipendono dal punto iniziale. Questo non è vero per i sistemi conservativi. Si chiama ergodicità? È il teorema di Osiedez, che quando andavo a raccontarlo in giro mi chiedevano se era un diavolo o un angelo, perché era difficilissimo, che è un allievo di Arnold, che ha provato il teorema, si chiama teorema moltiplicativo ergodico. Perché lui dimostra che c'è ergodicità, proprio la cosa importante veniva dalla scuola russa, Sinai e Company, Arnold e Company, avevano questa idea probabilistica del moto, no? E quindi il teorema è stato poi capito da Berentin, Galgani e gli altri che hanno fatto l'algoritmo. L'ergodicità lo sarebbe reversibile. Si dimostra che c'è un limite, cioè lui dimostra che c'è un limite unico dando certe proprietà per la matrice, e il limite unico è il limite per t che va all'infinito di 1 su t, t grande che va all'infinito di 1 su t, di 1 su t per il logaritmo degli autovalori. Del
del coefficiente di espansione, se vuoi, cioè delta z di t su delta z di 0. Però la devi scrivere, questa è una matrice, no? E se vuoi scrivere il modulo per l'esponente massima, ad esempio, è così. Se tu prendi il modulo del rapporto, questo dà l'esponente più grande, l'esponente massimo. Questo limite esiste qualsiasi sia delta z0. E per l'attrattore, allora, nel teorema moltiplicativo qualsiasi sia delta z0. E infatti per il sistema hamiltoniano non è vero che se cambi il dato iniziale trovi lo stesso esponente di A. E poi se sei ergodico sull'attrattore, allora è indipendente anche dalla scelta di z0. Ci sono due cose che devi scegliere z0 e delta z0. No, devi scegliere due cose. Allora, Oselides dimostra che è invariante su delta z, su delta z0. Invece Ruel e company, SRB e company dimostrano che c'è una misura e l'esponente rispetto a questa misura è lo stesso. È una cosa più complicata. Devi dimostrare che se fai una media invece temporale, da fare una media su questa misura, la media temporale e la media sulla misura vengono uguali. Se sei sull'attrattore. Stiamo parlando dell'empirio, cose che nemmeno io riesco a capire, nemmeno un epsilon di quello che sto, ma forse in Italia Gallavotti e qualcun altro riescono a capirlo, no, sicuro Gallavotti, pochi altri riescono a capire cosa, Benettin o qualcun altro riesce a capire di cosa, vagamente di cosa sto parlando. Io lo vedo numericamente vedo che più o meno è vero, cioè sono contento di quello. Allora, perché faccio questo corso in una triennale di intelligenza artificiale? Allora, cioè, mi sono lambiccato tutta la notte, meno male che avevo mangiato bene, quindi non ho avuto, diciamo, conseguenze negative. E in realtà potrei sintetizzare così. Allora, perché molti algoritmi del machine learning hanno ingredienti che sono di tipo dinamico. Allora ve ne parlo di uno di questi, va bene? Cioè quello che si chiama la backward propagation, che è uno dei più usati. Mi ricordo che c'era anche quando Amit e company facevano le reti neurali. Allora, come è fatta la backward propagation? La backward propagation è fatta con dei layers, hanno dei neuroni e c'è una profondità della rete e c'è anche una larghezza della rete. E i layers, ad esempio, li chiamo il layer di input, lo chiamo A con 0, il secondo layer A con 1 e così via, fino al layer di output. Su questi layer ci sono delle variabili di nodo, a un certo punto l'output. Come funziona la back propagation? Io all'input, io devo allenare questa rete. Questa è una rete perché ci sono tantissimi neuroni, sinapsi, che collegano questi neuroni, va bene? Che sono tanti link. Ce ne sono... Nelle reti ce ne sono miliardi di questi. E ognuno di questi link ha un peso che chiamo W, no, come l'ho chiamato? Sì, W con due indici, no? Perché va da un nodo a un altro nodo. E sono numeri scelti a caso. Dopodiché devo allenare questa rete. Come faccio per allenare la rete? Gli do il pasto delle immagini. Va bene? E all'output devo decidere se sono un gatto o se c'è un gatto nell'immagine oppure un cane. Va bene? Questo è il gioco che dobbiamo fare. E come lo faccio questo gioco? Lo faccio risolvendo un sistema dinamico. E come è fatto il sistema dinamico? È fatto così. Allora, sì, questo indice è meglio se lo metto su, se no
faccio un casino degli indici, quindi c'è un indice su, un indice giù. A, con l'indice su vuol dire che sono nel layer L e sono nel nodo J, va bene? Poi c'è una funzione non lineare, è importante che sia non lineare, se è lineare non funziona. La tipica funzione non lineare sigma che usano, mi dice Alessandro Laio, è fatta così. Sono due rette, una due rette con tendenza diversa. Poi c'è una cosa che ricorda molto la dinamica di Glauber, ad esempio, dei modelli di Ising e così via, che è fatta così. Si somma il W JK su ogni layer L moltiplicato con il layer precedente L-1 e poi si mette una soglia che è un altro numero random BJL, va bene? Questa definisce, allora questo è il sistema dinamico dato una configurazione dei nodi, data una configurazione dei link, e itero questa cosa. Quindi sto facendo un'iterazione da qua a qua. Va bene? Quindi quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono fortemente non lineari, many body, molte variabili dinamiche. E come deve funzionare questa cosa qui? Deve essere robusta, mi deve fare la stessa cosa, cioè mi deve, se ci sono 10 gatti e 5 cani, tutte le volte la faccio correre, mi deve dare 10 gatti e 5 cani, quindi deve essere su un attrattore. Infatti spesso la gente usa, e ci arriva con un transiente, perché infatti se si sono messi a guardare, ad esempio, di cosa sono, queste si chiamano estrazioni delle features, cioè ognuno di questi layers ha un, sto dicendo le cose che sono ancora meno di quelle che ho raccontato finora in queste quattro lezioni, quindi diciamo prendetelo, però ecco, questo mi ha molto motivato. Allora, e cosa si fa? Si fa una cosa con questo sistema dinamico che non è proprio la cosa che faccio, cioè, credo che sarebbe utile anche capire cosa fa questa dinamica qua. Infatti ci sono dei matematici che si sono messi a studiare questa dinamica qui per il gusto di studiare questa dinamica, no? La dinamica sigma una funzione non lineare, e qui faccio una somma, vedete come funziona, prendo uno di questi nodi, sommo su tutti i link, poi metto una soglia, se questa roba è maggiore della soglia, se sono sotto zero non scatta nulla, se sono sopra zero scatta la variabile AJL e quindi prende un valore che è dato da questa funzione sì, no? Se no prende il valore che ha in zero, cioè zero, quindi il nodo, il neurone si silenzia, e però forse poi si riattiva al layer successivo, può anche silenziarsi. Di tutta questa somma, tutta roba che è dentro. Okay. Tutto questo? Sì. Ok. Allora, dopodiché... Quindi ogni iterazione tu lo ricalcoli sempre? Ogni layer lo ricalcoli. L'indice di layer che conta? Okay. L. L'indice di layer sarebbe così? No. Per scorrere. Così. L'indice di layer è il tempo per me, no? Esatto. Yeah. Per me è il tempo del sistema di dinamico, no? È non lineare nel tempo. È non lineare nel tempo e lineare nei limiti, in qualche modo, invece, sì. È non lineare nel tempo, ma ci sono dei sistemi dinamici che sono lineari spazialmente e sono non lineari nel tempo. Ad esempio le mappe accoppiate sono fatte così. Quindi non è che manchino gli esempi. Allora, però loro fanno una cosa particolare, fanno una ottimizzazione, quindi quello che fanno con la backward propagation, fanno, si calcolano una funzione C,
che è un mezzo del modulo, adesso vi dico cos'è y, perché y è un vettore, meno a come vettore, modulo quadro. Cioè, cosa vuol dire? Gli danno uno scopo a questa rete, cioè questi qui sono i dati, no? Io so a priori nella fase di training che quella immagine contiene un gatto, quindi glielo dico, questa è l'informazione. E io devo aggiustare tutti i W, tutti i V e tutti gli A in maniera che questa funzione quadratica abbia un minimo. Questa funzione quadratica io la chiamerei energia. Quindi abbiamo visto che è un'ottimizzazione di una funzione quadratica con tantissimi. Cos'è in questa rappresentazione? Sono i neuroni. I layer? No, le variabili di nodo. Il layer è sull'ultimo layer, che è l'output, no? Che devo dire, devo fissare l'output su y, capito? L'output deve essere y. Cioè, e quindi il y sarebbe il primo layer, cioè l'ingresso. No, sono i dati, sono quello che io gli dico, quello. Sono le annotazioni delle immagini. Lì c'è un gatto, lì non c'è un gatto. C'è un... Cioè, quindi io gli devo, per allenare la rete, io gli devo dare degli esempi in modo tale. Poi gli mando l'immagine, allora su un'immagine sola gli dico. E quindi come quello che noi facciamo in quadro, diciamo. È una funzione quadrata, la cosa più semplice che uno possa pensare, cioè fa una dinamica lineare di neuroni con una soglia. E alla fine chiede che una funzione quadratica sia ottimizzata, una cosa più semplice. Dal punto di vista degli ingredienti, quello che è sorprendente è che questa roba funziona tremendamente bene. Cioè, ora, questo è uno degli esempi, ma si converte effettivamente verso un attrattore, cioè si costruiscono delle reti che tutte sono in grado in media di riconoscere con efficienza, con alta efficienza, features delle immagini e anche con realizzazioni diverse dei dati. Allora io in realtà a Trieste io pensavo di fare un corso che fosse un po' più lungo, poi del numero di ore non me l'ho permesso, però quello avrei voluto fare un corso dove spiegavo questi concetti, quindi iterazione, convergenza, attrattore, cicli e così via. E poi fare una parte di processi stocastici, cioè catene di Markov e processi stocastici e equazioni di Langevin. Perché poi molte di queste algoritmi che poi cercano i minimi di questa funzione quadratica sono algoritmi stocastici, cioè ce ne sono gli algoritmi deterministici, ma gli algoritmi che funzionano meglio sono algoritmi stocastici. Quindi io pensavo di fare qualcosa su catene di Markov, l'avevo anche preparata per la parte del corso, però poi non ho avuto tempo di farla. Sarebbero state una decina di ore sulle catene di Markov. Secondo la curiosità, capisco bene che gli algoritmi stocastici possono anche velocizzare e rendere ancora migliore l'algoritmo di visualizzazione, però il caos qui, come può... Non so se connesso. Prima di tutto mi piacerebbe sapere se questo sistema dinamico è caotico. No, okay. Cioè, è perché il caos potrebbe favorire il mixing delle orbite e quindi le proprietà di ergodicità della rete. Certo. Non lo so, perché non ho visto nessuno che ne parla, però è quelli con quel machine learning, non lo conosco, però diciamo se uno. Questo è il machine learning. Sì, però cioè, operativamente luce di cioè, fa cioè, ciascuno di quei nodi, cioè perché tutto sta in quei pesetti, nei pesi dei per cui uno li può generare stocasticamente come se facessi un Monte Carlo, diciamo. E alla fine vedo che cosa succede nell'ultimo layer e lo inviso dentro quella. Sì, però per questo si chiama backend propagation, no? Perché io fisso qualcosa qua e poi riaggiusto sempre tutto quello che c'è dietro
in maniera da darmi una funzione che è il più possibile zero qua. Quindi è un, richiede un lavoro enorme, ecco. Che ci vuole, allora, per cambiare i valori degli A e dei no e dei link, si usano questi algoritmi stocastici. Ad esempio, uno che è molto usato è la stocastic, si chiama stochastic gradient descent. È una sorta di gradient, cioè un operatore gradiente. No, un operatore gradiente nel senso è un nabla, è un nabla in dimensione elevata, che però non becca tutti i punti, per questo è stocastico, perché ne prende alcuni e li prende a caso. Per qualche motivo funziona meglio di altri, ma non... Però immagino, a me hanno detto che non hanno ancora capito perché. Immagino funziona che meglio di altri. Però rispetto a valori che già sono stati preselezionati da un precedente step di ottimizzazione. No, questa è solo il training. Io vi ho descritto solo il training. Cioè, poi io ti do in mano una rete, no? Che è stata allenata su quelle immagini, su quei dati. Dopodiché io lo uso per leggere un'immagine. Sì, ma durante il training fondamentalmente lo uso di ottimizzazione per ridurre quella misura possibile a zero. Sì. Ok. E durante il training sono completamente libero di aggiustare questi parametri. Quelle volte che l'hai aggiustato li vendi. Quello aggiustato li vendo. Esatto. Perché molte delle reti che noi usiamo anche nei telefonini sono reti che sono state allenate su super computer, e quindi la conoscenza della rete è diciamo anche sapere ad esempio se è meglio allargare, se può essere fatta con più moduli, è stato fatto tutto un lavoro di tipo ingegneristico sulla struttura di queste reti, sì, per arrivare a... Poi ci sono altri tipi di algoritmi. Io, siccome Salvatore mi aveva chiesto cos'è che mi aveva motivato, ho scelto l'esempio un po' più semplice, in cui è chiarissima la formulazione in termini di sistema dinamico, no? Questa cosa che poi la rete una volta ottimizzata, su cui utilizzare un minimo di rumore di plasticità, forse anche in accordo con evidenze sperimentali del cervello umano, dove le cellule neurali hanno all'interno un po' di rumore. Tutta questa roba esiste per via di un signore che si chiama Geoffrey Hinton, che si chiama Geoffrey Hinton, è un canadese, e lui vuole capire il cervello, l'ha fatto per questo. No? Io anche ora a un video in rete ho ascoltato la settimana scorsa, un giornalista gli chiede, ma adesso lei cosa vuol fare, ora che ha creato una rivoluzione che rischia di cambiare il mondo? E lui gli ha detto, no, di quello si occuperanno altri, io voglio ancora capire il cervello. Cioè, rimane ossessionato da questo fatto di capire il cervello e continuerà a lavorare in molta... Nel frattempo si prende lo stipendio di Google, quindi immagino abbia un rispetto al modello di Office. Che non abbia pensieri, ecco. Che... No, mi risuona perché con Bernardo 15-20 anni fa ha visto un TRL più lavori dove si vedeva che il funzionamento della cellula neuronale probabilmente è così buono perché ci sono controllato se rumore. Sì, no, questo una cosa, ad esempio, che dice Hinton che non ha capito e che vorrebbe capire è che le sue reti, perché le ha inventate lui, queste robe qua, hanno bisogno di troppi dati per arrivare al riconoscimento, mentre il cervello ci arriva con molti meno dati. Questo è uno dei problemi aperti. Il modello di Hopfield non funziona così bene come questi. Non c'è questa struttura layers, cioè c'è una struttura geometrica diversa, cioè, però io non riesco a capire, secondo me dovrebbe riaprire un po' tutto il discorso. Lui, cioè, queste cose quando... Uno dovrebbe dire, vabbè, ci sono le reti neurali, vediamo, perché il nostro cervello somiglia più al modello di Hopfield. Sì. Che no, c'è una parte che somiglia a questa roba qua, che è la parte della visione. La parte della visione somiglia molto a queste strutture a lei. Quindi, a quanto pare ci sono diversi modelli che si usano. Però, ad esempio, altre parti del cervello sono più strutture più disordinate.
Io lascio gli studenti, sono due lavori, volevo fare un po' di pubblicità. Il primo è il lavoro che abbiamo fatto con lo studente di Bari, Francesco Nannetta, che nacque proprio da un corso sul caos, quindi questo lo lascio a dimostrazione che si può anche arrivare, cioè ovviamente bisogna lavorare molto, ma si può arrivare anche a scrivere un lavoro. E un altro è un lavoro recente che ho fatto con un ricercatore del Niger, e quest'altro dimostra che si può lavorare anche con ricercatori di paesi meno sviluppati sul caos. Lui è partito da un livello ancora precedente, non sapeva cos'erano le equazioni differenziali e così via. Sono riuscito a fargli digerire che stava studiando il caos, e abbiamo anche pubblicato, quindi sono contento che il suo stage a Trieste sia concluso con una pubblicazione. Quindi questi li lascio magari a Salvatore, se qualcuno li vuole. Il primo problema è un problema di un sistema dinamico caotico che è diffusivo, cioè diffusivo vuol dire fa una dinamica che obbedisce all'equazione di diffusione. E il problema era capire, avevo il dubbio che non fosse proprio diffusione, e in effetti è una forma di diffusione anomala che nessuno aveva visto, e tutti avevano studiato casi più complicati di questo, però nasce in un sistema dinamico semplicissimo che è un pendolo sostanzialmente, un pendolo. E quindi è interessante. L'altro è un problema interessante, almeno per me interessante, perché c'è un famoso modello che di Fermi-Pasdaron, che adesso si chiama il modello di Fermi-Pasdaron Singu, perché ci siamo accorti che c'è un quarto autore, una donna, alla quale non era stato dato il permesso di firmare l'articolo. E su questo lo posso dichiarare anche in pubblico, sono stato il primo a scoprire questa cosa nel mondo. Poi è diventato noto a tutti. Poi vabbè, vi posso anche raccontare in che occasione ho scoperto che c'era una quarta autore o autrice del lavoro. Un caso particolare in cui c'è una forma inaspettata di integrabilità, cioè voi sapete gli integrali di moto sono dovuti al teorema di Noether, l'invarianza per traslazioni, l'invarianza nel tempo, ad esempio per l'energia, così via. Qui c'è un ulteriore integrale del moto che determina una sorta di integrabilità che è inattesa. E abbiamo utilizzato questa integrabilità in ambito quantistico, cioè siccome è facile, si possono quantizzare sistemi integrabili, ma non quelli non integrabili, quindi abbiamo fatto vedere come si quantizza il caso integrabile, e viene un atomo di idrogeno cilindrico. Ho detto ai fisici teorici che piace le cose strane, atomo di idrogeno cilindrico vuol dire che gli orbitali hanno simmetria cilindrica invece che sferica, per cui uno deve risolvere l'equazione di Schrödinger cilindrica con un potenziale che è diverso da quello sferico, quindi non viene le autofunzioni dell'atomo di idrogeno. E quando invece la cosa diventa caotica, dinamicamente caotica, cioè classicamente caotica, non si può più fare la quantizzazione in modo standard, e noi quello che abbiamo studiato certe proprietà degli spettri delle equazioni di Schrödinger che sono state a distribuzione di Wigner, abbiamo fatto vedere che le differenze tra gli autovalori delle equazioni di Schrödinger obbediscono a una statistica che è dovuta a Wigner, e quindi diciamo abbiamo fatto vedere un po' come si gioca con i parametri a passare dal caso integrabile al caso caotico, e quindi a passare da una distribuzione poissoniana delle differenze tra i livelli a una distribuzione di Wigner. Vabbè, questi sono due lavori su questo argomento qui del caos. Adesso non lavoro più su questa. Ora, c'è uno dei miei studenti 10 giorni fa mi ha chiesto un algoritmo per calcolare gli esponenti di Lyapunov, e glielo ho mandato, e gli ho detto che sa circa 30 anni che io non calcolo più un esponente di Lyapunov. È così. Diciamo, l'ultimo esponente di Lyapunov su carta mio deve essere inizio anni 90, probabilmente, perché dopo un po' che ho fatto esponenti di Lyapunov, mi sono anche un po' stancato di fare esponenti di Lyapunov, ho cominciato
all'inizio degli anni 80, intorno al 92-93, insomma, uno stanca anche di fare certe cose, mi sono messo a fare altre cose. E quando ho ripreso in mano il materiale del corso, mi è piaciuto per tanto, parecchio insegnarlo questo corso, perché sono andato a riguardare cose che poi nel frattempo ho scoperto erano evolute tantissimo rispetto a quanto a quando le conoscevo io. Quindi sono un po' prodotto una memoria storica di un campo di ricerca che è ancora molto attivo, però poco noto e poco insegnato. Si sente più dire come notizia, diciamo, l'effetto farfalla, no? Senza capire di che dietro c'è una scienza molto, molto solida, molto difficile, complicata. Quindi, insomma, a me piace questi argomenti piacciono, perché hanno gli ingredienti giusti, sono un po'. C'è un po' di geometria, un po' di analisi, un po' di numerica, e uno impara a fare tante cose diverse su degli esempi fisici anche o biologici o di dinamica delle popolazioni, si può fare tante cose di sistemi meccanici, si può fare di tutto. Poi chiaramente Bernardo sarebbe interessato anche alla parte con il rumore, che anche quello è un campo molto attivo, la non linearità più rumore, no? Quindi è una cosa che è molto attuale. Ok. Grazie. Ringraziamo il professore Stefano, che ci ha fatto un corso. Io volevo chiedere due cose brevemente. Quando tu dici diffusione anomala, che c'è? Legge di potenza per qualche cosa? Quella che dice Angelo Bulgiani, cioè è un'anomalia nella scheding dei momenti dello spostamento. Cioè, c'è un Angelo l'ha chiamata Strong Anomaly. Strong Anomaly. Lui è la chiamata. Io siccome lo cito, cioè, praticamente c'è un semplice momento. Come il momento quarto scala come il quadrato del momento secondo, il momento sesto scala.